Bentrovati, gentili telespettatori, nuovo appuntamento con l'informazione. Gold Italy torna ad Arezzo, la fiera dedicata alle eccellenze orafe, attese 300 aziende manifatturiere provenienti dai maggiori distretti orafi italiani. È tutto pronto per la rassegna internazionale del gioiello italiano Gold Italy. La manifestazione, giunta quest'anno alla sesta edizione, rappresenta oggi un appuntamento immancabile per buyer specializzati in arrivo da ogni parte del mondo. Un palcoscenico in grado di esibire l'innovazione creativa di 300 aziende manifatturiere provenienti dai maggiori distretti orafi. Organizzata da Italian Exhibition Group, la rassegna è in programma dal 20 al 22 ottobre. Presso Arezzo Fiere Congressi. C'è un grandissimo impegno perché si viene da due o tre fiere di fila, quindi al settembre Vicenza, Hong Kong e Istanbul, e tanto vediamo un grandissimo interesse dei buyer internazionali a venire a comprare solo Made in Italy. Quindi tenere questo presidio nella nostra città, che è storicamente la città della produzione, è molto molto importante, quindi io credo che porterà grandissimi benefici e quello che abbiamo seminato e che stiamo seminando nel mondo comincia a dare frutti, cioè comincia ad esserci un forte interesse in tanti mercati, penso a quello africano, penso a quelli russi, ex Unione Sovietica, che nel momento in cui ci sarà un allentamento delle sanzioni, ci sarà la possibilità di poter vendere, magari perché no, alle stesse condizioni dei nostri competitor esteri, daranno un enorme sviluppo alla città, che io credo ancora fondata sul nostro settore. Ogni anno AMEI, l'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, organizza le giornate AMEI con aperture speciali, eventi e iniziative che i musei soci dedicano a tutti i visitatori per contribuire a diffondere la conoscenza del loro patrimonio e dell'associazione. Negli ultimi anni al centro dell'impegno di AMEI c'è la formazione, ma anche lo scambio interculturale e interreligioso attraverso la ricchezza del patrimonio artistico conservato dai moltissimi musei soci. Il 20 ottobre a Cortona alle 16 è in programma una visita guidata speciale al Museo Diocesano in cerca di tecniche, colori e tradizioni provenienti dal Mediterraneo orientale. Arezzo, siglato nel Palazzo Comunale, il protocollo d'intesa per la promozione del progetto Nati per Leggere. L'evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Per questo è stato realizzato in Italia il progetto Nati per Leggere, un programma che propone alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un'esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Il progetto è attivo anche ad Arezzo e grazie alla firma di un protocollo d'intesa nel Palazzo Comunale, le sue finalità verranno promosse e diffuse in tutta l'area aretina. I libri interrogano le persone che leggono, quindi chi legge un libro non è solo perché dialoga col libro. Il libro non consente una pausa cerebrale, ma anzi stimola l'attività del cervello. Noi come biblioteca ci siamo dotati di libri silenziosi, recentemente i silent book, che consentono alle madri di riempire di parole il testo stesso, di libri con la comunicazione aumentativa ed adesso portiamo avanti questa pratica di lettura fin dalla prima infanzia, perché siamo convinti che questo crei un equilibrio e una salute mentale per i bambini. L'ASL deve dare il suo contributo nel saper allestire degli spazi dove le mamme potranno trovare i libri e potranno trovare tutto il materiale occorrente per dare adito a questo percorso di trovare una sua dimensione. Naturalmente, quindi penso al consultorio, penso al reparto di pediatria, penso ad altri punti dove appunto i medici incontrano i bambini.
ed è naturale che anche questo raccordo sarà fondamentale anche svilupparlo nei confronti della pediatria, che sarà a livello territoriale l'elemento fondante, diciamo, perché c'è un rapporto privilegiato proprio con le mamme. Il libro fa bene, leggere fa bene perché rende colti, quindi liberi, ma fa anche bene perché attiva dei meccanismi di ordine proprio mentale che sono collegati alla salute. Quindi leggere è una buona pratica culturale e sanitaria. Domenica 21 ottobre dalle 10 alle 13 prende il via con un open day gratuito alla Casa della Musica di Arezzo il secondo ciclo di Musicami, il laboratorio che accompagna i più piccoli alla scoperta del meraviglioso mondo dei suoni, condotto da Luana Gentile. Musicami accoglie i bambini fin dalla primissima infanzia, 0-5 anni, e li accompagna in un percorso fatto di vocalizzazioni, movimento, sguardi, esplorazione, curiosità, gioco e relazione. Per informazioni chiamare i numeri 0575 1696 045 oppure 334 65 05 145. Una giornata dedicata a nonni e nipoti per favorire l'incontro intergenerazionale e per valorizzare il contributo sociale fornito dalla terza età. La Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI torna a proporre uno degli appuntamenti aggregativi più attesi e più partecipati dai suoi soci, organizzando una nuova edizione della Festa dei Nonni che si svilupperà tra un pranzo conviviale e un concerto dell'Orchestra di Fiati della Croce Bianca di Arezzo. L'evento è in programma domenica 21 ottobre al Centro di Aggregazione Sociale di Ruscello e rappresenterà l'occasione per celebrare il ruolo di quelle persone che sono oggi sempre più un'imprescindibile risorsa quotidiana per le famiglie e per la stessa società. E veniamo in chiusura al nostro focus di oggi, che è dedicato alla tappa Biturgenze a San Sepolcro del pellegrinaggio da Roma a Katowice per la conferenza ONU sul clima. È tutto, grazie per l'attenzione e buona visione. Buonasera, benvenuti in questo focus. Oggi insieme con noi abbiamo l'avvocato Marco Randellini, che è direttore dell'ufficio per la pastorale sociale del lavoro. Buonasera. Buonasera. È con noi l'avvocato Randellini perché parleremo di un'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi, in particolare un pellegrinaggio che da Piazza San Pietro a Roma si sta dirigendo verso la Polonia, Katowice, dove si terrà nel mese di dicembre COP24, la conferenza ONU dedicata al surriscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. Un pellegrinaggio ecumenico che appunto ha fatto tappa anche a San Sepolcro. Una bella iniziativa, si è svolta a San Sepolcro. Allora, ci può raccontare un po' com'è andata, qual è anche il risultato di questo evento? Sì. Abbiamo ospitato come diocesi i pellegrini del pellegrinaggio organizzato dalla FOCSIV, un'organizzazione internazionale che tra le sue finalità ha anche la tutela del clima e dell'ambiente. E a San Sepolcro appunto c'era questa sosta nel percorso diretto, come ha detto, appunto in Polonia, a Katowice, perché a dicembre, il prossimo dicembre, si terrà la prossima conferenza ONU sul clima, la COP24, e il pellegrinaggio che è partito da Roma per la festa di San Francesco il 4 ottobre e terminerà appunto con questo arrivo a Katowice il prossimo dicembre in vista proprio della conferenza ONU, ha fatto tappa a San Sepolcro e noi abbiamo ospitato questi pellegrini, organizzato in serata un incontro significativo perché appunto la data la loro presenza e quindi anche la testimonianza che davano e soprattutto anche la presenza della loro guida, che è l'ex ministro dell'ambiente delle Filippine, l'onorevole Yeb Sagno, il quale appunto ha anche dato un suo saluto, un breve messaggio di speranza e di appunto attenzione alla problematica dell'ambiente. Quindi per noi è stato importante ospitarli, ma anche rilanciare a livello locale questa tematica. Qual è l'elemento che l'ha colpita maggiormente? Cosa le è rimasto più impresso di questo incontro, in questo momento? Direi proprio l'incontro, cioè la condivisione di un momento di fraternità e di attenzione proprio
grazie appunto a questo incontro con i pellegrini, alla importanza di quello che si sta discutendo nell'agenda politica, che molto spesso passa quasi sotto silenzio nei vari territori. Invece è una cosa importantissima, perché il clima ci tocca da vicino, è un bene comune globale, come viene chiamato, quindi tutti siamo coinvolti e tutti dobbiamo essere responsabili per un dialogo aperto, come dice Papa Francesco nella Laudato Si, dalla quale appunto abbiamo preso spunto anche per questo incontro, per proprio un dialogo aperto, per fare quello che è possibile per costruire un futuro diverso, per uno sviluppo appunto più sostenibile e integrale, come dice anche Papa Francesco. Quindi è stato un momento molto bello. Tra l'altro ringrazio anche Monsignor Rapaccini che ci ha ospitato, insomma, come appunto arciprete della cattedrale di San Sepolcro, della concattedrale di San Sepolcro. Quindi è stato un momento particolarmente significativo anche di spiritualità. Ricordiamolo, un pellegrinaggio dunque a piedi da Roma fino appunto alla Polonia, ci vorranno circa due mesi e mezzo, un pellegrinaggio anche interreligioso, questa quindi la caratteristica di questa iniziativa. È stato un momento di preghiera, questo all'insegna della Laudato Si. Cosa è emerso in questo frangente, appunto, questa particolare anche preghiera interreligiosa? È emerso una, appunto, dicevo prima, una condivisione della necessità di non rinviare più questa conversione ecologica, cioè di riportare l'attenzione nostra, la possibilità che la salvaguardia dell'ambiente non passa soltanto dalle grandi decisioni degli stati, che appunto è pur importanti, perché la conferenza ONU parte da dati scientifici anche attestati da tanti scienziati che ci lavorano. Adesso lo scorso 8 di ottobre mi sembra sia uscito l'ultimo rapporto ONU sul clima, che ha dato proprio una importantissima lettura di quelli che sono i fenomeni climatici in atto, dicendo appunto che se non ci muoviamo da qui ai prossimi anni, nel 2030-2050, avremo ancora più un innalzamento delle temperature, il che comporterà a cascata tutta una serie di conseguenze nefaste sul clima. Quindi ecco, a partire da questo noi abbiamo, come dire, avuto l'occasione di riportare l'attenzione sì alla problematica, come dire, politica, ma soprattutto alla responsabilizzazione di ciascuno nella necessità di cambiare i propri stili di vita, perché anche da San Sepolcro, anche dalla diocesi di Arezzo, Cortone e San Sepolcro si può fare qualcosa cambiando i propri stili di vita. Questo è un po' il messaggio della Laudato Si, no? Cioè non deresponsabilizzarci pensando che il clima si salva solo con le grandi decisioni a livello globale, dei grandi attori, insomma, internazionali, ma anche dai cambiamenti dei nostri stili di vita. Ecco, le volevo chiedere proprio questo brevemente. Qual è un elemento o più elementi su cui le chiese, la chiesa locale in particolare, le parrocchie possono intervenire per fare la loro parte, seppur piccola, seppur appunto marginale, per salvaguardare e custodire il creato? Ce ne sono tanti di strumenti, e anche a livello locale, appunto, non solo le parrocchie ma i singoli individui possono fare tanto, cambiando proprio gli stili di vita, come dicevamo prima, dallo spengere le luci, dal differenziare la raccolta dei rifiuti, alle cose banali come potrebbero essere prendere un mezzo pubblico anziché la macchina, o condividere, insomma, i passaggi. Ce ne sono tantissimi, e quello che è importante sottolineare è proprio questo approccio di attenzione all'ambiente, al creato, appunto, che come ci è stato dato, noi dovremmo, come dire, riconsegnarlo alle future generazioni. Quindi è un dono che noi prendiamo in prestito. Il messaggio, insomma, che è emerso è questo, di assoluta attenzione e di cambiamento anche a partire dai territori degli stili di vita, perché questo è possibile.
Grazie allora a Marco Randellini dell'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Arezzo. Il focus di questa sera termina qui, buon proseguimento dunque con i nostri programmi. Arrivederci.